Gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto. Quando superi i grandi traguardi e quando devi ripartire da zero. Quando andare avanti è un'impresa e quando è una passeggiata. Quando splende il sole e quando si scatena la tempesta. Quando la strada è in salita e quando invece è in discesa. Quando la vita non è rosa e quando finalmente lo diventa. Noi di Sara Assicurazioni siamo al vostro fianco in ogni tappa. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Ben ritrovati con un'altra puntata della nostra trasmissione per vederci più chiaro. La scorsa settimana abbiamo parlato di assicurazione e allora questa settimana invece è il turno dell'ottica, ovviamente è il turno di Piero Franchini. Sì, io diciamo che l'assicurazione che faccio io è quella appunto di avere, di dare un occhiale perfetto fatto bene, ecco. E quindi è quello, diciamo, che è la garanzia e l'assicurazione. Ecco, la rassicurazione, mi verrebbe rassicurazione, da dire che, sì, affidarsi a chi insomma lo fa da tanti anni, a chi soprattutto è un professionista di questo settore, è assolutamente la cosa da fare. Non ci si può insomma improvvisare in un mestiere come quello dell'ottico e soprattutto non ci si può insomma affidare, ecco, al primo che capita, perché quando si parla della vista, insomma, i nostri occhi sono importantissimi. Spesso li trascuriamo, dobbiamo dire anche sì, la difficilmente, verità. Diciamo, nel settore ottico si trova quello proprio improvvisato. Insomma, no, si trova quello più esperto e quello meno esperto, però diciamo che difficilmente, per fortuna, perché è una professione appunto tutelata anche dalla legge, quindi devi avere un diploma, quindi non puoi, per dire, ecco, essere. Però capita così. Piero, scusami, hai visto che siamo ora, l'argomento poi sarà un altro, capita però nelle, insomma, spesso durante l'estate in particolar modo, di magari approcciarsi al commercio ambulante, trovare l'occhiale da sole, trovare, ecco, più che altro forse è lì, no, quando io dico improvvisato, perché poi insomma anche un occhiale da sole non, ecco, con delle sì, lenti non corrette, non giù, insomma, non buone, può causare dei danni. Io forse intendevo più quello che non sì, dell'occhiale sì, sì, da vista, che effettivamente per un occhiale da vista non è che ti puoi insomma improvvisare per poterlo proporre. Hai fatto bene a ricordarlo, perché effettivamente purtroppo c'è ora nel mercato, ci sono talmente tante di quelle cose che si comprano oggi online, questa anche, parola sì, online. Sì, sì, ma infatti. E secondo il mio punto di vista invece recarsi dall'ottico, che l'ottico tra l'altro oggi è in grado di garantirti dei prezzi simili a quelli che trovi online, e nello stesso tempo però hai la possibilità di andare a provarteli, e lui sicuramente, perché l'ottico ti deve certificare che quelli sono occhiali a norma e che quindi che non hanno nessun problema. E quindi, però io ora volevo parlare oggi di un'altra cosa che è molto importante, perché oggi la vista, diciamo, il nostro occhio è rimasto sempre quello, è quello di quando siamo nati, è quello di quando
quello che ha creato il mondo qualche millennio fa, ha fatto questi strumenti che sono appunto gli occhi e che sono diciamo gli strumenti, secondo me, tra gli strumenti più importanti della nostra, nel nostro organismo. Quindi ecco, e l'occhiale, diciamo, quello che deve funzionare bene oggi deve essere fatto con delle centrature fatte al verso. Cosa vuol dire centrature? Dunque, noi abbiamo una lente che ha una gradazione e tutte le lenti hanno un centro ottico, perché quando vengono costruite praticamente c'è un puntino, che è praticamente proprio un puntino, che è il centro ottico, e questo puntino deve corrispondere a quel puntino che noi abbiamo nel nostro occhio e che è il centro pupillare. Quindi ecco, questo vuol dire che con più la centratura è fatta in modo adeguato e con più l'occhio vede bene e il nostro cervello ha meno diciamo disturbi. Perché? Ma se viene fatta male, che succede? Sì, allora, se viene fatta male, noi, il nostro cervello recepisce due immagini diverse, perché abbiamo due occhi, quindi per quelli che ce n'hanno due, poi quello ce n'hanno uno, ne riceve una sola. Il polifemo magari. Il polifemo, vabbè, però noi di solito abbiamo due occhi. Esatto. Quindi, e certe volte quello che noi siamo distratti è che non controlliamo mai quello che... Basta farlo anche da sé, così tappandosi un occhio per volta e vedere se i nostri occhi vedono bene. Perché uguale, se il nostro occhio vede in modo differente, voi pensate che il nostro cervello deve fare una fatica enorme per cercare di fonderle insieme e darci un'immagine sola, perché sennò alla fine io fossi il nostro cervello, al recente gli darei due immagini, così s'arrangia. Scegli quella che si vede meglio. Ecco, io questo è una cosa che la dico, perché tu pensa che solo il 32% delle persone, tra virgolette, non vedenti, cioè quelle che vedono male, si reca a... Ti immagini te se la gente andasse, solo il 32% comprasse le scarpe, oppure comprasse il vestito. Solo il 32% delle persone si interessano. Che hanno insomma problemi con la vista, si interessano negli occhi. Quindi tante volte si va e si comprano questi occhiali così, proprio queste robe cinesi, consideriamolo così, che costano 5 euro e sono tutti uguali. Quindi non è che se li compri in un luogo diverso, quelli, i famosi premontati si chiamano, quelli sono, non sono lenti ottiche, ma sono lenti di ingrandimento, come le lentine, quelle lì che si con manichino che si guarda così. Sì, sì. E quindi quelle non hanno nessun centro ottico. E poi quello che è brutto è che te non sai se hai la stessa gradazione. Quindi ti infili quelli e il tuo povero cervello è costretto. Poi dopo magari ci si arrabbia, perché tante volte si diventa nervosi, perché... Ma il nostro cervello tutti i giorni ci dovrebbe mandare a fare una giratina, capito? Perché siccome noi lo trattiamo talmente male che praticamente lui dovrebbe, diciamo, arrabbiarsi veramente. Quindi ecco, l'importante appunto è, quando ci si reca a fare gli occhiali, è stare attenti che venga fatta la centratura. E la centratura è una cosa molto importante, ripeto, perché tu mi hai chiesto prima cosa succede. Succede prima di tutto questo, appunto, questa fusione delle immagini. Ma non solo. Se io metto, fai conto, il centro spostato, praticamente mi si creano delle aberrazioni ottiche e mi danno astigmatismo. Quindi ecco, astigmatismo che il tuo occhio non ha. Quindi te le crea la lente. E il tuo cervello ti deve correggere anche quello. E quindi ecco... Secondo il mio punto di vista, ecco, bisogna... Ecco, ma quali sono, Piero, i sintomi, se di sintomi si può parlare, per capire che il mio occhiale è stato centrato male? Cioè, magari io penso che l'occhiale sia perfetto, però la sera ho mal di testa e do colpa, a qualcos'altro, che ho lavorato troppo, che invece magari è colpa dell'occhiale. Cioè, ci sono dei sintomi che ci devono un pochino allarmare a fine giornata, magari quando un occhiale, insomma, l'hai portato una decina di ore... potrebbe essere colpa di quello? L'unica cosa è appunto la stanchezza che si può sentire la sera, perché se no noi, purtroppo, sempre il nostro cervello, perché alla fine si rompe, capito? E dice: te vuoi vedere così, io ti faccio vedere così, fai come ti pare, questa è la tua vista, non è quella dei 10 decimi,
però per te va bene, non hai un paragone e quindi per te va bene, no? Anche se magari ne vedi tre, sì. Quindi ecco, importante, come noi diciamo sempre a quelli, ai nostri diciamo, pazienti, ecco, l'importante è che quando hanno fatto un occhiale, noi lo chiediamo sempre, guarda, fra 5-6 mesi passa di qui, è gratis. E noi ti controlliamo se tutto va bene. Ho capito. Poi dopo invece no, passano 3 anni, 4 anni, quindi... Poi ecco, chiaramente l'occhio può subire, il nostro cristallino può subire delle variazioni dovute a una serie di cose che sono tantissime, quindi c'è il fattore traumatico, c'è il fattore appunto dell'indurimento del cristallino, che non induriscono in modo uguale tutti e due gli occhi, capito? Perché il nostro cristallino deve sapere che noi nasciamo con 6 diottrie di accomodazione. Da ragazzi, noi da bambini, si riesce a vedere, accomodare fino a 6 diottrie, quindi se uno ha un difetto, non proprio di 6, ma di 2 o 3 diottrie, si corregge. Il nostro cristallino lo corregge. A partire dal primo anno di età, il nostro cristallino invecchia. A 40 anni il nostro cristallino è vecchio come una persona di 80 anni. Allora, non ho tant'è vero, tant'è vero che dopo i 40 anni si deve mettere gli occhiali da vicino. Perché? Perché non funziona più l'accomodazione e quindi l'occhio non accomoda più per vedere da vicino. E quindi allora e succede che dobbiamo fare gli occhiali per vedere da vicino. In quel caso il cristallino è indurito e in questa fase di indurimento subisce diciamo delle varie trasformazioni che non sono sempre uguali nell'occhio, in tutti gli occhi. Poi oggi si prendono un sacco di medicinali, quindi oggi cortisonici, cose che intervengono. Quindi secondo il mio punto di vista, una volta l'anno quelli che sentono male giustamente devono andare dall'oculista. Però quelli che gli sembra di avere, basta di avere un semplice passaggino da un ottico e si fa mettere davanti all'ottotipo, che si chiama così, quello che si misura la vista, e vedi, se uno vede i 10 decimi, bene, se no vuol dire che c'è qualche problema che va corretto. E questo è molto importante perché, ripeto, nella vista, voi pensate che 40-50 anni fa tanta gente veniva ricoverata perché? Perché si sentiva la testa stanca, perché si sentiva male agli occhi, praticamente bruciore agli occhi, e tante, venivano ricoverati, venivano lì, gli facevano gli esami, roba del genere, e prima che si arrivasse a capire che era bastava un par d'occhiali, praticamente passava del tempo, uno guardava magari un tanti po' di medicine. Antidolorifici, appunto, tanti, esatto. Certo. Oggi invece, tra le prime cose che fanno, quando soprattutto si parla della testa, il mal di testa, e ricordatevi che quando c'è un mal di testa qui, è una visione un pochino, diciamo, così, imbarbagliata, come si dice, ecco, ricordatevi che probabilmente il vostro occhio ha un astigmatismo. E quindi si sente il bruciore agli occhi, la voglia di stropicciarseli, quindi questo è il sintomo. Però questi sintomi spesso non si sentono, perché il nostro cervello, ripeto, è talmente parino disgraziato che lui è stato chiamato a sopperire a tutto. Ecco. E quindi ecco, lui veramente avrebbe il diritto di dire, ecco, ma a me mi tocca fare tutto. Insomma, ecco, cioè, quindi, ecco. Va bene, allora abbiamo capito insomma in questa puntata quanto è importante la centratura degli occhiali, ma soprattutto quanto è importante, e questo lo ricordiamo sempre, insomma, affidarsi a chi questo mestiere insomma lo sa fare, che poi ecco, si mette anche a disposizione per fare un controllo gratuito, per comunque assolutamente sì. Fare dei controlli magari ripetuti nel tempo dopo il primo paio d'occhiali, che anche quello è importante, perché potrebbe anche essere che uno ha sbagliato una misura, che non lo so, insomma, qualsiasi cosa. Quindi ma è un servizio che viene offerto, insomma. Te, io non so, te se hai l'abitudine, quante volte ti cavi gli occhiali così? Tanti. Sì? No, con due mani, ecco. No, io con una sola. Ecco, così. Sempre. Ecco, mai. È vero? Va fatto così. Come perché mai? Questo subisce sempre, continuamente, uno spostamento. Ah, ecco. E l'occhiale non calza più ecco con la centratura, con la centratura, capito? Ah, quindi ecco. Quindi sta così e la centratura non è più. Quindi per questo che noi quando ad un controllo che richiediamo almeno ogni 6 mesi, ma anche una volta l'anno, noi cosa facciamo? Facciamo appunto questo controllo e
raddrizziamo, come si dice, l'occhiale. Ah, ecco. Ecco, invece te fa conto che viene della gente proprio finché l'asta sta una così, non praticamente non si vedono, te vedi della gente, te faccio caso, perché io ci faccio caso perché è il mio mestiere, quindi te vedi della gente che viaggia per la strada così, 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 capito? Io quello non ci vede, quindi non deve stare. Quindi, allora, va bene. Ripetendo, allora, oggi la vista è una cosa molto importante, perché non è più, ripeto, come una volta lontano, che si guardava qui e poi si guardava il campo. Era lì. Oggi invece, prima di tutto, c'è una miopia da città, perché? Perché non si guarda più all'infinito, perché oggi si sta in città, si guardano i muri davanti e quindi l'occhio si miopizza e diventa una miopia da città, si chiama. Ah, sì, e quindi, ecco, mentre invece una volta c'erano i campi, stavi ma in campagna. Ma io sto in campagna, allora non ce l'ho la miopia da città. Sì, te per fortuna che in città ci vai poco. Ci vado, sì, però. Però chi lavora in città, chi sta facendo un negozio in città, chi ha tutto il giorno e vive in città. Più corta, insomma. Praticamente ha la visione dei 40, 50, 100 metri. Invece la per visione... 8 ore al giorno. Cioè. L'infinito è considerato l'infinito. Quindi, allora ecco, per questo che vanno tenute conto una serie di cose che sono importanti per avere una visione buona e per avere una testa buona, perché ricordatevi che tutto ciò che il cervello adopera per cercare di farvi vedere bene lo toglie dalle altre cose, quindi vorrà dire il cervello ha meno capacità per lo studio. Qui si spiega un po' di cose. Appunto, sì, ecco. Vabbè, un paio di occhiali. Ho capito ora dove vuoi andare a cadere, ma lì quelli sono cronici. Ah, ecco, non sono mali cronici, non... quindi probabilmente gli occhiali non farebbero niente. Servirebbero gli occhiali. Vabbè, ci ho sperato per un attimo. Allora, regia, mettimi un attimo il primo piano, perché così facciamo rivedere come si tolgono gli occhiali. Si tolgono così. No, il mio. Si tolgono così, sì, ecco. E si rimettono. Perché te non prova così, a togliere, io faccio sempre. Vedi, io perché sempre, l'altra asta si allarga sempre, capito? Sì, ecco perché adesso mi stanno un po' cadendo. Va bene, quindi andrò a farmeli raddrizzare. Sì, è sicuro, e ne hanno bisogno. E ne hanno bisogno, l'ho già visto, ok. Sì. E noi ci vediamo la prossima settimana per vederci più chiaro, alternando l'assicurazione. Ecco, quella assicurazione. Arrivederci. Bene. Arrivederci. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi. Ma tu lo sapevi che il matrimonio reale è costato quasi 36 milioni di euro? Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale. E tu lo sapevi che Sara riconosce un indennizzo maggiorato in caso di furto dei regali di nozze? Certo, lo sapevo. Non lo sapeva. Solo un agente Sara sa sempre come sorprendervi con soluzioni efficaci e innovative. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto.